Oggi vi insegno a fare le stelle. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. In questo video impareremo a fare questa stella difficilissima, ma che difficilissima, in tre mosse, la stella di carta più furba del web e sul piano da lavoro di Arte per Te. Quindi, senza cianciare oltre, spostiamoci di là e andiamo a vedere la stella più bella come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra facilissima stella di carta. Innanzitutto una colla, o una colla in stick o una colla attaccatutto, forbici, cutter, una fustella, ma potete anche non averle e praticare un buchino comunque con le forbicine, per praticità un righello, e poi delle semplicissime bustine di carta, quelle che servono per contenere gli alimenti. Io ho queste con la base spessorata, ma se trovate quelle piatte così in qualunque tabaccheria le troverete a pochissimo prezzo, 10, neanche un euro credo, quelle che si aprono così, per intenderci, in cui mettere diversificate genere di materiali, prendetele di qualunque misura, ce ne serviranno 7. Allora, io devo fare un passaggio in più avendo queste bustine spessorate, vedete? Devo rendere invece piatte le mie bustine. E allora cosa faccio? Apro lo spessore, lo porto in basso e col cutter elimino proprio la parte terminale della busta. Così. Tolgo la base in pratica e con la colla appiccico sul finale, sul fondo, i lembi, voilà, e lascio asciugare, e faccio questo con tutte e 7 le mie bustine, in modo che diventino delle bustine chiuse senza fondo apribile. A questo punto abbiamo le nostre 7 bustine così pronte per essere utilizzate. Quello che dovremo fare è porle dinanzi a noi e fare una T di colla, quindi con colla alla base e lungo tutta la verticale della bustina, e poggiare sopra quella successiva. Così, colla alla base, e al centro, e poggiamo la successiva. E voilà, a questo punto prendo il mio fido righello e una penna, vedo quanto sono lunghe le mie, sono 25, e a 11 centimetri segno da una parte e dall'altra. Quindi prendo il centro, che è a 7 centimetri e mezzo, e traccio due linee, una e due, le rifilo col taglio a balza. Io per esempio farò così, perché la carta delle mie bustine non è una carta velina, ma è una carta troppo sostenuta, quindi tengo ferma la riga e tiro via gli angoli. A questo punto siamo pronti per la magia. Mettiamo anche qui riga di colla centrale e riga di colla alla base e apriamo la nostra bellissima decorazione. Mettiamo le mani dentro. Facciamo in modo che, voilà, i due lembi
si incontrino. Voilà, si sono pure incollati. Ok, perfetto, e la nostra stella è pronta. Poi su una delle punte pratichiamo un buco, così, per infilare il filo. Vi suggerisco di utilizzare dei salvabuchi in tinta per far sì che non si strappino stando appese. E in 2 minuti, ecco, stelle delle feste stupende per agghindare le vostre stanze per il Natale. Naturalmente, se operate dei fori qui, quindi se lavorate le buste, potrete anche traforarle e inserire il tè al centro dei lumini. Se vedete qui che ci sono delle scritte, è perché le mie bustine avevano un decoro sull'interno. Voi prendete le monocolore e le stelle verranno bellissime. Potrete anche traforarle e farle in diversificate maniere per agghindare il vostro Natale. Questo era semplicemente un modo per farvi vedere come con niente potete agghindare i saloni per Natale, facendo pendere magari sopra il vostro albero, sopra il vostro tavolo di Natale, delle stelle bellissime che invece di comprare potrete fare da voi. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! E allora, non è troppo figa questa stella? Comprate tante bustine e adornate i vostri salotti con piogge di stelle di varie dimensioni. Taggatemi sempre su Instagram con l'hashtag Arte per te video. Vi aspetto tutti su Instagram, Arte per te anche su Facebook, ma soprattutto, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un luminoso pollice in su e tante condivisioni sulla vostra pagina Facebook. Non ve lo fate chiedere, fatelo di spontanea volontà, perché vi piace ciò che si fa qua. E allora basta cianciare, io con la stella più bella vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!